mani esperte che lavorano il rame, oppure questi centrini eseguiti con cura con l'uncinetto. Sono alcuni dei mestieri di un tempo che si sono potuti ammirare nella 45esima edizione della Festa dell'Agricoltura. Complici il sole di una bella giornata a Sala di Strana, oggi tanti cittadini hanno voluto essere presenti. Quest'oggi è davvero una grande festa perché possiamo avere la mostra dei vecchi mestieri, lo spettacolo equestre, riprendiamo con l'esposizione anche zootecnica dopo 2 anni di stop, mostra trattori, ci saranno poi prove di aratura e di tutto di più, ecco, anche i nostri mercatini. Una festa dove non poteva mancare la banda musicale ed il tradizionale taglio del nastro che ha dato il via alla festa agricola. È tornata questa storica festa che guarda a 360 gradi al mondo agricolo, una vetrina per le eccellenze del territorio, ma non solo. Abbiamo fatto incontri informativi che riguardano i temi che sappiamo sono sullo sfondo e che sono la sostenibilità e la transizione, soprattutto quella energetica. Abbiamo poi avuto delle serate di degustazione dei nostri prodotti tipici. Siamo tornati dopo 2 anni di stop, spiega l'assessore all'agricoltura. Siamo ripartiti con, prima cosa, come vedete alle mie spalle, le mucche. Le mucche o le vacche che sono mancate per diversi anni, quest'anno ripartiamo con le mucche. I cavalli, gli attrezzi agricoli, ecco. Vogliamo dare veramente il nome alla ripartenza della festa dell'agricoltura. Fra i momenti clou di questa manifestazione, il concorso dei formaggi, venerdì 23, cena di gala e premiazione delle aziende che si sono distinte. Andiamo a premiare le eccellenze di quelle aziende agricole che allevano le mucche, producono il latte e trasformano il formaggio, che si sono distinte. Come allevatore di bovini, di vacche da latte, è veramente un punto di partenza, perché da qui col concorso formaggi siamo proprio riusciti, cioè valorizziamo i nostri formaggi di fattoria, partiamo da qui. Oltretutto oggi è una giornata della fiera proprio, siamo riusciti a portare anche diverse razze di bovini da latte e anche abbiamo una splendida rassegna cavalli. Ed eccola l'esibizione con i cavalli fra gli stupiti occhi dei bambini. Una festa che continuerà il 23 con la cena di gala e giovedì 29 con il convegno sulle api.